Per quanto riguarda le sanzioni che sono state comminate, devo dire che a fronte di una richiesta molto severa da parte della Procura federale, dove si richiedevano al Novara 6 punti di penalizzazione, l'esclusione dalla Coppa Italia e 50.000 euro di multa, la decisione di primo grado ridimensiona un po' le richieste della Procura, perché abbiamo 4 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva, viene restituita la Coppa Italia, in più viene ridotta notevolmente la sanzione pecuniaria da 50.000 a 35.000 euro di multa e inoltre, è la cosa più importante, è che viene letteralmente giudicata infondata la richiesta del Cesena di richiedere la retrocessione del Novara all'ultimo posto. Quindi, da un punto di vista strettamente giuridico, le richieste che sono state avanzate dalla Procura a fronte di una severità iniziale sono state notevolmente ridimensionate. Ciò che deve essere valutato non sono tanto i 4 punti di penalizzazione, quanto anche la restituzione e la possibilità di giocare la Coppa Italia nella prossima stagione, che avrebbe comportato un danno economico di notevole importanza per la società, ma anche la riduzione della sanzione pecuniaria da 50 a 35 mila euro. Qualcuno potrebbe dire sì, ma 15.000 euro cosa sono per una società di calcio? In realtà ciò che deve essere valutato è il punto di vista giuridico della sanzione, perché la sanzione era stata comminata per l'associazione finalizzata alla commissione di illeciti da parte del Bertani. Il fatto che sia stata diminuita, mentre ad altre società è stata confermata, come ad esempio la sanzione, come richiesta iniziale, significa che è stato valorizzato il lavoro difensivo svolto dalla società, quindi l'aver approntato tutti i meccanismi di autotutela, come il codice antifrode, il sistema antifrode, aver adeguato la società al decreto legislativo 231 è stato premiato in sede di commisurazione delle sanzioni. Quindi è molto importante anche da un punto di vista strettamente giuridico la riduzione della sanzione pecuniaria, non perché si tratta di 15.000 euro e basta, ma è il significato intrinseco della riduzione. Per quanto riguarda invece le altre situazioni, in questa fase è ancora presto per poter dire se è possibile o meno sperare che il Novara possa disputare un campionato diverso da quello in cui si trova attualmente. Perché? Perché da questa situazione non conosciamo ancora i differimenti che verranno. Inoltre è prematuro qualsiasi tipo di discorso sul punto. Ritengo che il Novara, come obiettivo primario, abbia quello di difendere la propria immagine, difendersi da questa difficile situazione e portare la società a essere all'avanguardia non soltanto nell'ambito calcistico, ma anche nell'ambito societario e strutturale come sta facendo. Il fatto che sia stata restituita la possibilità di giocare la competizione della Coppa Italia, nonostante le pronunce di condanna nei confronti dei tesserati, dei singoli tesserati, è un ulteriore sintomo di positività che deve essere recepito come tale sia dalla società che ovviamente dai tifosi.